Ehi, come va Stefano De Masi? Qui tanti mi hanno chiesto di parlare di un tema caldo, abbastanza recente, che comunque sta piano piano conquistando il mondo delle cripto, e sono gli NFT. Allora, è un tema talmente vasto che non si può affrontare in un unico video, quindi ho deciso di crearci una serie che piano piano porteremo avanti. Proprio su questo mondo, su questi NFT. Però in questo primo video andiamo a introdurli, andiamo a spiegare che cosa sono, andiamo a vedere qualche possibile applicazione e perché sono così interessanti e importanti da conoscere. Andiamo. Ok, partiamo prima di tutto dalla definizione di NFT, ovvero Non Fungible Token. Allora, secondo Wikipedia, un token non fungibile, o NFT, è un tipo speciale di token crittografico che rappresenta qualcosa di unico. I gettoni non fungibili non sono quindi reciprocamente intercambiabili, e adesso andiamo a vedere cosa significa. Ciò è in contrasto con le criptovalute, come per esempio il Bitcoin e molti token di rete o di utilità, che sono per loro stessa natura fungibili. Applicazioni possibili sono infinite, dalle crypto art ai giochi online, al mondo dell'internet, ma anche a tutto ciò che in realtà riguarda il mondo reale, il nostro mondo. Andiamo a vedere che cosa significa intercambiabili con una grafica che ho preparato. Allora, come vedete abbiamo 500 euro uguale 500 euro. Questo è un fungibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho 500 euro e un'altra persona ha 500 euro, valgono sempre 500 euro. Quindi io ti do un 500 euro, posso scambiarlo per un altro 500 e ho lo stesso valore in mano. O la stessa cosa. Un bitcoin è equivalente a un altro bitcoin. E il valore sta nella quantità posseduta, non nella, chiamiamo, qualità. Quindi che cosa ho in mano? Un Bitcoin sarà uguale al Bitcoin di un altro. Un Ethereum sarà uguale all'Ethereum di un altro. Quindi questi sono tutti sostituibili. Sostituibili da un loro pari. Quindi io posso sostituire una mia banconota a 500 con un'altra a 500, un Bitcoin con un altro Bitcoin, un Ethereum con un altro Ethereum. Qui invece abbiamo due gatti, che sono due NFT, quindi non fungible token, quindi non sostituibili. Questo gattino qui è qualitativamente diverso da questo. Quindi è vero che a livello di quantità io ho sempre un gattino, ma sono diversi, non sono uguali. Ecco che un NFT mi rappresenta proprio questa cosa qui, un bene che non è sostituibile da un bene, diciamo, quantitativamente uguale. Esempio, immaginiamo di avere un biglietto per entrare a un concerto. Su quel biglietto c'è il mio nome. Io non posso sostituire quel biglietto con il biglietto di un'altra persona con un altro nome. O per esempio, se voglio andare in aereo, non posso sostituire il mio biglietto con il mio nome con quello di un'altra persona. Quel biglietto è unico. Se voglio venderlo, cederlo, dovrò cambiare il nome su uno di questi biglietti ed ecco che quindi cambia la proprietà del biglietto. Solo in quel caso lo posso cedere, quindi quel biglietto non è sostituibile. Mentre nel caso di un token, di una criptovaluta qualsiasi o del denaro stesso, sì, posso scambiarlo con uno uguale. Quindi questa è un pochino la differenza tra un token sostituibile e uno insostituibile. Non vuol dire che debba per forza essere unico quel token, perché io magari posso fare più copie di uno stesso, diciamo di uno stesso NFT. Esempio, questo gattino posso farne 10 copie. Però il fatto che io faccia 10 copie di questo gattino, una volta che le cedo, queste 10 copie diventeranno a sé stanti. Quindi saranno uniche nel suo genere, anche se identiche alle altre. Mi rendo conto che è una cosa molto complessa da capire. Però nel tempo farò diversi video. Ti garantisco che sarà tutto molto più chiaro.
un esempio di token non fungibili, quindi NFT, potrebbe essere nel mondo reale un quadro, per esempio, il quadro di un artista che viene considerato unico. Poi magari quell'artista farà più copie dello stesso quadro, però ognuna di queste prenderà strade diverse e quindi valori diversi e utilizzi diversi. È questo che implica una differenza tra il fungible e il non fungible, quindi tra i token classici e quelli non fungible, quindi gli NFT. Gli NFT danno un qualcosa, un tocco di unicità. Perché? Perché vanno a lavorare, o meglio, vanno a dare importanza non tanto alla quantità in possesso, come per esempio per il Bitcoin. Un Bitcoin è uguale a un Bitcoin, un euro è uguale a un euro, cioè si basa sulla quantità in possesso, ma vanno a dare valore alla qualità. Ecco che si entra nel ramo del collezionismo. Esempio, mi viene da dire le lire. Una lira non è uguale a un'altra lira, o meglio, quantitativamente lo è, però nell'ambito del collezionismo una lira in buona, di buona qualità, quindi in buono stato di conservazione, sarà diverso da una invece che non lo è. Quindi il non fungible token arriva proprio per andare a certificare, a creare un qualcosa di unico e qualitativamente diverso da un suo, tra virgolette, pari. Quindi in questo caso il gattino è diverso dall'altro gattino. Andiamo a vedere qualche piattaforma, qualche NFT, giusto per capire che cosa c'è dietro, e poi andiamo a vedere nel dettaglio qualche cosa interessante, quindi che cosa sono questi NFT e che applicazioni si possono dare. Vi anticipo già che le applicazioni sono pressoché infinite. Vediamo qualche piattaforma. Allora, Eternity Chain, questa qui è il mio profilo, l'ho fatto da poco, quindi ancora non c'è nulla. Andiamo a vedere che cosa c'è nel marketplace. Ecco qua qualche, ci mette un pochino a caricare. Qua ci sono qualche NFT a livello sportivo. C'è questo qui dell'Argentina, il Mystery Box, ci sono i calciatori. Queste sono, diciamo, le crypto art, simili a quelle che erano le figurine che collezionavamo un tempo. Vedete, sono diverse. Shaquille O'Neal, che è il basket. Vediamo se carica. Auto. Questo è un NFT. Ognuno di questi NFT, che tra l'altro sono molto belli, hanno dei valori. Sono messi all'asta, sono venduti, sono scambiati. E questo qua, ad esempio, vale $1,000. E una volta comprato, io ho questo oggetto qui. Per chiarirvi le cose vi mostro una diciamo qualcosa delle mie collezioni. Allora, ho per esempio qui della DC Comics, ho questi NFT, quello di Superman, Kal-El Superman con la copertina del fumetto di Superman. Questo qui è l'NFT, è un NFT comune, quindi è una rarità normale, bassa. Superman, formato video, contract address, questo qui. Token ID, questo. Ognuno di questi token è univoco ed è su un indirizzo wallet, esattamente come per i Bitcoin, che ne dà l'unicità. O poi, sempre in questo portafoglio, per esempio, Harley Quinn. Harley Quinn, questo qui invece è un token raro. Anche qui il suo ID e il suo contract. Questo è giusto per avere un'idea. Quando io possiedo questi NFT, in questo caso, che cosa ci posso fare? Allora, le applicazioni, come dicevo, sono infinite. Possono essere NFT
come dicevo per esempio prima, il biglietto per entrare a un concerto, quindi io posso tokenizzare i biglietti e distribuirli in modo che poi siano, diciamo, elementi da collezionismo, per esempio. Oppure posso in questo caso, questi token qui o le figurine, posso utilizzarle all'interno di videogiochi o portarli in quello che è il metaverse, di cui parlerò in un altro video. I metaverse sono sostanzialmente dei mondi digitali in cui io posso caricare i miei NFT. Per rendere semplice, immaginiamo le case che abbiamo, le nostre case. Mettiamo fotografie, mettiamo quadri, mettiamo mobili. Ecco, ora immaginiamo che ognuno di questi elementi sia tokenizzato. Quindi un mio quadro in casa io lo tokenizzo, diventa unico. Quando vado nel mio metaverse, vado a abbellire la mia casa, la mia abitazione, con quadri che sono NFT. Quindi che sono immagini, video o qualsiasi altra cosa ci venga in mente, tokenizzato e univoco, è unico. Dà un valore enorme e soprattutto va a superare quello che è il falso, tra virgolette, perché io posso in qualsiasi momento andare a vedere effettivamente se quel token che possiedo, quel NFT, è reale o no. È un po' come avere un quadro in casa di Leonardo e dire questo è di Leonardo, certificato, non perché c'è la firma, non perché c'è il certificato di garanzia che può essere falsificabile, ma perché c'è il timbro, il portafoglio, il wallet di origine. Immaginiamo che Leonardo avesse il suo wallet, quando va a creare il suo NFT, il wallet da cui è creato, cioè il suo codice, è quello. E noi vedremo che quel wallet lì ha creato quell'NFT e quindi non c'è modo di falsificarlo. Questo ci dà una garanzia in più di quello che stiamo acquistando, che stiamo possedendo. E in più ci mostra tutte le transazioni fatte. Quindi dove si è spostato nel tempo, da quale portafoglio verso quale portafoglio. Piattaforme di NFT, diciamo di wallet NFT, ce ne sono veramente tante. C'è Palm NFT Studio che le crea e ti permette di possederle. Eternity, poi abbiamo OpenSea e Rarible, che sono i due principali. Allora andiamo a vedere come funziona. Vedete, io posso cliccare Explora, questo è OpenSea, e andare a vedere tutte le NFT create. C'è questo qui, c'è il draghetto, ci sono queste qua, vedete? Sono molto strane, sono veramente molto strani, sono eccentrici, quindi bisogna, diciamo, apprezzarle. Però è un po' come l'arte contemporanea, diciamo così. Ci sono anche dei pezzi d'arte che sono comunque molto, molto carini. E oltre a arte in NFT, possiamo trovare anche dei gadget come per esempio i gadget da utilizzare nei videogiochi. Non lo so, mi viene a pensare un paio di scarpe particolari, una pettinatura particolare, un personaggio particolare come può essere questo draghetto, una tuta particolare, dei guanti, dei oggetti veramente di ogni tipo, ogni tipo. E ci sono poi prezzi vari. Vedete qua, questo qui vale 0.04 Ethereum, 0.03, 0.03, 0.04. Andiamo a vedere quelli più, se ci sono, quelli più costosi. Abbiamo allora 5 Ethereum. Qua è praticamente un dominio. Qui stiamo vendendo un dominio ransomxrp.crypto, perché si possono anche tokenizzare i domini. Qual è il vantaggio di avere un dominio tokenizzato? È che non può essere buttato giù, perché sulla blockchain, qui non può essere censurato, non può essere buttato giù, non può essere oscurato, non gli si può fare veramente nulla. Qui abbiamo questo titoli, poi altri domini, poi abbiamo qualche immagine
Varia. Living Legend. Ci sono parecchie cose. Possiamo chiaramente vederle in ogni modo, possiamo andare a studiarcele. Voglio mostrare, ad esempio, qui che cosa intendevo con wallet. Questo qui è un NFT. 5.000 dollari, Tripty e il complete set, quindi avremo 1, 2, 3. Sono 5.000 ETH, il prezzo corrente, per un totale di 20 milioni e 785 mila per questi 4 NFT. Si può fare un'offerta, andiamo a vedere la descrizione, se ce la fa vedere. Creato da AP Gang. Possiamo adesso da qua, stavo vedendo listing. Ok, se io vado da AP Gang. Eccolo qua, qui c'è il suo portafoglio. E queste sono le cripto che crea. Questa vale 8,5 Ethereum, 1700 Ethereum. Eccetera, 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 eccetera. Poi andiamo a Rarible, che è un'altra piattaforma. Anche qui vedete ci sono tutta una serie di cripto varie. Qui ho anche un account, avevo creato tempo fa una cripto così per gioco. Come ci si collega, come ci si linka a questi, diciamo, portali dove acquistare NFT, semplicemente tramite i nostri wallet, ad esempio MetaMask, Signin. Voilà, ora sono dentro MetaMask. Qui ho una notifica, vediamo cosa dice. Se voglio aggiungere la mia mail, va bene. Qui c'era il mio profilo vecchio. Se vado a cliccare, vado a vedere la mia collezione. Ho questo balance qui. Questo è connesso al mio portafoglio 0F55 che è... Allora, andiamo qua su MetaMask. Ce la possiamo fare. Ok, è il mio account 1 che è questo qui. Allora, no. Qua, account 1. Vedi, R, Rarible, è connesso a Rarible. Dove ho qualche spiccio, giusto per... Andiamo a vedere il mio profilo. Ecco qua, questo è la crypto art che avevo creato, giusto per gioco. Bitcoin, Ethereum, l'incontro. E possiamo veramente creare tutto quello che vogliamo. Andiamo a esplorare un pochino l'e-commerce. Io lo chiamo e-commerce, ma in realtà è una vera e propria galleria di crypto art. Qui ci sono le offerte, quelle in gli hot bits in asta. E ci sono veramente robe di ogni tipo. Vedete, la roba un pochino magari psichedelica, piuttosto che pezzi di arte interessanti. Questo era giusto per avere un'idea di quello che sono le crypto art. Proviamo a aprirne una, per esempio questa qui. Vedete, andiamo a vedere. Crypto Clone is a series of unique avatar, a digital collection of clone NFTs algorithmically generated randomly selected, making each clone special and unique. Qui sono creati algoritmicamente, generati a caso, e ognuno con una caratteristica unica. Posso piazzare un'offerta, posso condividerlo. Volevo vedere se c'era. La storia, ecco history, ancora niente perché non è ancora stato scambiato. Andiamo a cercarne uno che è già stato scambiato.
un po' di volte, così vi mostro quello che dicevo prima, la storia. Mutant Ape Yacht Club, questi sono alcuni di quelli più famosi attualmente. Prendiamo per esempio lui, scambiato in vendita per 387 Ethereum. Ecco qua, Owner Official Crypto NFT. History, eccolo qua, è partito da qua, cioè è stato posseduto da tutte queste persone qui, minted by, quindi creato da questo account qui. Io ci posso cliccare e andare a vedere chi l'ha creato. Poi comprato da questo account qui. Unlisted, transfer, purchase, unlisted, listed, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vediamo proprio tutta la storia. Il creatore, abbiamo detto, è qua, creator, questo è il creator. Possiede queste cripto qui, owned, ha creato queste cripto qui, e poi sono tutte le attività, i like, quello che ha realizzato. Quindi noi abbiamo veramente uno spaccato completo sulla storia di tutti i vari NFT. Torniamo ora un attimo alle applicazioni. Abbiamo detto crypto art, abbiamo detto oggetti da collezione digitale, giochi online come consumabili, oggetti nei videogiochi. Ora, per chi magari ha giocato in passato o qualche volta ha giocato a qualche videogioco, saprà di che cosa parlo. Un vestito, un gadget particolare, quelle che si chiamano le skin, cioè le pelli, cioè i gadget accessori che diamo ai nostri personaggi, oppure se giochiamo a giochi di guerra, le armi, possono essere tutti token non fungibili. Qual è la cosa che veramente è interessante nell'applicazione dei videogiochi? Il fatto che io posso scambiare per denaro reale i miei token non fungibili, quindi i miei gadget. Esempio, in una missione mi guadagno un fucile particolare. Bene, io posso vendere quell'oggetto al di fuori del videogioco. Quindi posso venderlo a un altro utente per Ethereum, per qualsiasi cripto, quindi per denaro reale, e andare così a guadagnare da quelli che sono stati i miei movimenti all'interno di un videogioco. E questa è un'innovazione. Così come posso esibire all'interno del metaverse, quindi all'interno del mio, diciamo, della mia dimora digitale, quelli che sono, per esempio, i trofei che ho guadagnato diciamo, nelle mie missioni nei videogiochi, oppure le pelli, cioè diciamo, le skin, i vestiti, gli abiti, i gadget che ho guadagnato, li posso esporre. Immaginiamo, per esempio, che ne so, di giocare al videogioco, a un videogioco della DC Comics, visto che prima abbiamo parlato di DC, e io voglio esibire a casa mia, nel mio mondo digitale, i fumetti della DC. Come adesso teniamo magari diciamo, in quelle teche di plastica o di plexiglass il nostro fumetto, facciamo l'equivalente con le copertine, con i fumetti in formato digitale. Quindi chi entra all'interno della nostra dimora NFT, cioè della nostra dimora nel metaverse, vedrà quel fumetto lì. Oppure, giocando ai videogiochi di DC Comics, ho sbloccato un costume particolare di Batman. Me lo posso mettere all'interno di casa. Quindi entro in casa e in un angolo avrò il costume di Batman. E posso in qualsiasi momento venderlo. Chi entra in casa può dirmi: io voglio comprare quello. Mi contatta e glielo si può vendere. Quindi passerà di proprietà a lui. E così via. Quindi veramente qualcosa di particolare. Molto, molto particolare. Non vi parlo degli standard. Per ora c'è ERC 721, ERC 1155, ma ce ne sono poi in futuro veramente tanti. E
Principalmente ora ci basiamo sulla rete di Ethereum, quindi linguaggi programmazione Solidity, però ci sono molte applicazioni. Volevo vedere questa immagine, mi sembra molto interessante. Ok, NFT, questo spiega quello che ho detto prima. Il non fungible token, real world, digital world. Di qua abbiamo il real world, dove abbiamo un autore, un'arte, cioè un quadro, e un posto dove viene riservato, tenuto. Esempio Leonardo da Vinci, il valore di quest'arte è X euro ed è depositato al Louvre. Questo è Real Unique Subject Non Fungible, questo è un non fungible, mentre i money, i cash, sono fungible, il fiorino, l'euro, il dollaro, ok? Quindi io scambio questo NFT non fungible, quindi un pezzo d'arte, nel caso dell'arte, per fungibili, cioè beni sostituibili, che sono appunto per esempio i soldi. Dall'altra parte ho la stessa identica cosa con un place che non è più il Louvre, ma è OpenSea, è Rarible, è Palm, Eternity, quindi tutte le varie piattaforme dove io posso tenere i miei NFT, oppure le abitazioni nel metaverse in cui vogliamo metterli, o i musei che creiamo nel metaverse dove vogliamo metterli. Autore, e qui c'è l'autore, il pezzo d'arte che vale X Ethereum anziché X euro, e lo posso comprare con le digital money, che sono i fungible, quindi Bitcoin, Ethereum, Litecoin, blockchain. Stessa identica cosa del mondo reale, solo digitalizzato, con un vantaggio in più, che io posso avere la garanzia che quel pezzo da collezione che sto comprando è effettivamente reale e non falsificato. Ecco qual è il grande vantaggio nell'ambito del NFT. E posso utilizzarli a livello di investimento come riserve di valore. Ci sono parecchi NFT che sono partite con prezzi accessibili. Mi viene da pensare per esempio Axie Infinity, che sono dei giochini del metaverso in cui io colleziono i personaggi. Per poter giocare devo comprare degli animaletti, che mi fa pensare un pochino ai Pokémon. Compro gli animaletti, e una volta appena lanciati costavano poco, qualche decina di euro. Oggi ognuno di questi animaletti ha un prezzo che va tra i 200 e i 700, quelli medi, non quelli ultra rari, leggendari, tra i 300 e i 700 dollari in controvalore, perché sono acquistati in Ethereum, in cripto. Quindi se io ho acquistato uno di questi NFT all'inizio, e poi è cresciuto di valore, allora poi quando vado a rivenderlo chiaramente ha un valore maggiore. Quindi queste sono diciamo alcune delle possibilità del campo degli NFT. Andrò in video successivi, se mi confermate nei commenti che vi interessa o avete delle domande particolari nell'ambito degli NFT, andrò a studiarli in particolare, andrò a fare video su temi che mi richiedete voi, molto volentieri, e andiamo piano piano ad addentrarci in questo mondo. Magari in un prossimo video andiamo a parlare di metaverse, perché abbiamo capito in questo video che cosa sono gli NFT, andremo a fare dei video apposta dove parliamo delle possibilità di ognuno di questi NFT, quindi dei campi d'applicazione, e soprattutto andiamo a vedere i luoghi in cui possiamo esibire le nostre crypto art, le nostre collezioni, ovvero i metaverse. Come abbiamo visto, il mercato degli NFT offre veramente opportunità interessanti praticamente in ogni tipo di settore, in ogni ambito. Quindi è un qualcosa che secondo me evolve quelle che sono le blockchain, quello che sono le valute tradizionali, le varie cripto, per portare veramente al next step in questo mondo, diciamo, di
digitalizzazione. Quindi credo veramente che il mercato degli NFT sia qualcosa di interessante che valga la pena studiare e studiare molto bene. Se ti piacciono i contenuti di questo canale, sentiti libero di iscriverti cliccando il tasto iscriviti qui sotto, attivare la campanella delle notifiche così non ti perderai nessuno dei miei video e perché no, lasciare un bel mi piace a questo video per supportarmi nel mio lavoro di informazione e divulgazione in materia di criptovalute, di blockchain ed investimenti. Ti ringrazio per il tuo tempo, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!